Salve a tutti. Allora, ecco, mi accingo a fare un altro spray paint su cartoncino della Bindacote colorato da 300 grammi. Questo è un giallo arancione. Allora, questo video è stato un po' velocizzato, così da non annoiarvi come avete visto. Ho fatto delle strutture con con la carta per mettere le piramidi. Adesso mi accingo a fare dei pianeti, creando così degli effetti. Principalmente sto usando il bianco, giallo, rosso, rosa, questi colori. Allora, questa è un'altra struttura per un altro pianeta. Viene il terzo pianeta. Così, passando con un cartoncino, si crea questo effetto. Allora, ci si mette un poco di ombra, un poco di blu, un poco di nero da un lato, prima di coprire così con un coperchio. E ancora il quarto pianeta. Adesso, una volta posizionato i cartoncini per le piramidi e i coperchi per i pianeti, si continua facendo, dicevo, si continua creando il cielo. Adesso cominciamo a scoperchiare i vari pianeti. Metto del blu, del rosa, del nero, una striscia di bianco. In questo modo, con la carta, delle rocce. Dopo aver passato un poco di trasparente, prendo una spatola e disegno degli alberi. Così questa tecnica funziona in questo modo. Sempre con la spatola, facciamo i dettagli, i rami. Ancora le pietre. E dei punti di luce dietro quelle che saranno le piramidi, così come delle stelle. La di sinistra, di destra e di centro. Ecco, adesso ho scoperchiato cartoncino della prima piramide. Io sto facendo le ombre, così ridiamo un bel volume
Ed ecco l'ombra della terza piramide, ecco. Adesso un poco di improvvisazione. Ho creato una piccola cascata che scende giù da quelle rocce. E ancora lavorando con la spatola tolgo la vernice facendo risaltare il colore di fondo del foglio. Così, piccolo ruscello che viene giù. Fino ad arrivare al mare. Ancora una roccia la creo da quest'altro lato. Facendo scivolare la carta, il giornale, in questo modo. E anche da quest'altra parte, sempre quando ce n'è bisogno, usare il trasparente in modo che la vernice si scioglie. Stesso lavoro da quest'altra parte, sempre con la spatola, si creano rocce e ancora un altro albero. In questo modo. Adesso aggiungo del bianco che risalti la pittura. In questo modo, come vedete. L'ultima roccia, così gli diamo ancora, gli do ancora un po' più di profondità. Alberi anche da questa parte. Così da creare in questo modo un piccolo paesaggio composto da piramidi, pianeti, una piccola cascata che scende giù nel mare. E tutto questo costellato da una serie di alberi, vegetazione, adesso anche le foglie. Ho voluto risaltare un poco con questi colori. Li metto
rimanere con questi colori sul blu, rosa, violetta. In questo caso sto facendo poche foglie, così da per darci un poco di vita, ma allo stesso tempo non coprire troppo il resto della pittura, il fondo, in modo da che si vede quello che c'è dietro anche. E a questo punto non resta che firmarlo. Mauro Sposito, vendi. Spero che il dipinto di questo piccolo tutorial vi sia piaciuto, interessato. Adesso ve lo mostro un po' più da vicino, in modo da riuscire anche a vedere i dettagli. Così, come vedete, le strutture dei pianeti sono diverse. Un pianeta era stato fatto usando i colori scuri sotto e quelli più chiari sopra. Questo è stato fatto dandogli una struttura così tipo un poco come Saturno, cioè rigata. Qui la piccola cascata. Gli alberi. E le piramidi. Questi sono i dettagli sull'acqua. Ebbene, quindi come sempre vi dico, spero che sia stato di gradimento e vi saluto e ci vediamo nel prossimo video paint. Ciao a tutti!